sta molto radicolare queste. Allora, questa tua prima esperienza, ecco, queste. Allora, è una grande emozione comunque stare qui, perché passare dalla primavera alla Serie B è sicuramente un grande passo, però piano piano sto cercando di imparare dai miei compagni più possibile, perché hanno più esperienza di me, cerco di rubare i piccoli trucchi del mestiere e cerco di dare sempre il massimo e fare quello che mi chiede sempre il mister. Tra pochi giorni è il campionato, sta di fatto questa squadra cambiando rispetto ai primi giorni di lavoro a Sarnano, stanno arrivando giocatori anche importanti, cresce il potenziale di un gruppo che inevitabilmente deve puntare a traguardi diversi rispetto a quelli che noi abbiamo vissuto nello scorso anno. Certo. Che cosa si dice all'interno dello spogliatoio, all'interno del gruppo in questi giorni? No, noi sicuramente speriamo di fare e vogliamo sicuramente fare un campionato diverso da quello dello scorso anno. Stiamo prendendo giocatori importanti come l'ultimo che è arrivato, Rosina, che è un grande giocatore, e cerchiamo di dare il meglio partita dopo partita e arrivare sempre più in alto. Il tuo riferimento chi è dal punto di vista tecnico, il tuo giocatore ideale, il tuo difensore ideale? Io sono sempre stato, mi è piaciuto sempre molto da piccolo Onesta. Sei allineato, quindi Lazio. Valerio, in ritiro sei arrivato, insomma, sei stato una delle rivelazioni, hai fatto molto bene, poi insomma, sei stato anche un po' sfortunato per una convocazione che invece adesso è arrivata. Come mai il Torino, con cui hai fatto così bene, non ti ha confermato? Guarda, questo non lo so neanche io, me lo sono chiesto anche io, mi rassicuravano durante l'anno che avrei firmato il mio primo contratto da professionista, dopo anche delle panchine che avevo fatto con la Serie A, però a fine anno è giunta la loro sentenza, hanno detto che per loro non dovevo firmare il contratto, quindi ho preso la strada migliore per me. Sei rimasto in Granada, sempre Granada. Senti Valerio, c'è la possibilità che tu faccia addirittura l'esordio venerdì? Ma questo non lo so, spetta al mister. Ti senti pronto? Spetta al mister dirlo, io mi metto a disposizione, do sempre il massimo, sono un ragazzo giovane e devo fare quello che mi chiede il mister, faccio tutto al 100%, quindi io lo spero. Poi se non mi verrà data l'opportunità sabato, spero mi verrà data l'opportunità più avanti. Venerdì, il mister ti aveva detto venerdì, sei un giovane vecchio, in ritiro, addirittura ha fermato l'allenamento perché insomma per riconoscerti i meriti. Come stai vivendo questi attestati di stima? Sicuramente il mister penso abbia stima di me, però io devo continuare su questo passo, perché adagiandosi penso che c'è solo da perdere. Quindi voglio continuare su questo passo e dimostrargli che può contare su di me durante l'anno. Mantovani, prove di difesa 4 e difesa 3, sei stato impiegato in Coppa Italia anche da centrale nella difesa 3, dove ti trovi meglio, dove hai giocato di più la situazione giovanile? Ma per me devo dire mi trovo meglio a 4, ma a giocare a 3 non c'ho nessun problema, perché anche durante l'anno scorso abbiamo giocato molto spesso a 3, quindi non c'è nessun tipo di problema. Però preferisco a 4. Quanta amarezza per questa uscita dalla Coppa Italia? Tanta. E come è arrivato? Tanta, perché abbiamo perché fatto volevi giocare con il Torino. No, vabbè, a parte quella sarebbe stata una soddisfazione. Però c'è tanto rimpianto per quella partita, perché comunque abbiamo fatto tanto lavoro in ritiro e pareggiare una partita al 93esimo e prendere un gol all'ultimo, davvero c'è da mangiarsi le mani. Senti, parliamo adesso invece del campionato, il tuo obiettivo personale, cioè l'esordio tra i professionisti, che cosa ti aspetti personalmente, non parlo di squadra, da questa stagione? Tanto arriva l'azzurro, la convocazione. Sì, quello sì, sono contento, però io spero sicuramente di arrivare più in alto possibile con la squadra. Poi spero mi sia data l'opportunità di dimostrare al mister e io ci metto il massimo impegno, poi starà a lui vedere se potrà impiegarmi più spesso o di meno. Quanto alla convocazione, andrai lì 3 giorni prima dell'esordio del campionato, sarai un po' sballottato, potrebbe essere un evento negativo. Questo non lo posso dire se è negativo o positivo. No, non ne sono in grado, perché comunque giochiamo una partita contro un'altra nazione e pochi giorni dopo c'è un'altra partita, però penso sia positivo invece, perché comunque indossare la maglia azzurra è sempre un onore.
ultima da parte mia, le gambe come stanno da parte tua che hai subito anche l'infortunio di ritiro e da parte della squadra? No, le gambe adesso cominciano a girare meglio perché comunque tra Sarnano e ritiro, mini ritiro a San Benedetto abbiamo comunque messo benzina sulle gambe e adesso piano piano comincia ad andare meglio e ci stiamo preparando al meglio per la partita con la Spezia. Grazie. Facciamo una domanda, nel commento ti ho definito il migliore in campo, ho visto i tuoi tempi di entrata, ho visto la tua veramente grossa personalità, complimenti e sei un giovane di grande prospettiva, bravissimo. Grazie mille, grazie mille. Era solo un commento da gerbisoniano. Grazie mille.